Eccoci qui, buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo avuto anche il terremoto che insomma ogni tanto deve farsi sentire perché se no non è contento, ma sembra che non ci siano stati problemi di sorta, a parte la paura che, vabbè, quella fa parte del gioco. È arrivato un lancio di agenzia che dice che vi sono violenti scontri nel Mar Rosso fra Houthi e gli angloamericani. Vedremo oggi le notizie, perché al momento non è uscita ancora nessuna notizia. Vedremo domani, perché difficilmente sarà qualche cosa di così grave da fare un'edizione speciale. Abbiamo tantissime notizie, direi che la notte è stata abbastanza tranquilla in Ucraina. Terremoto in Friuli, Adriano, come sovente accade. In Ucraina notte abbastanza tranquilla, il che non è un buon segno, perché vorrebbe dire che stanno prendendo le misure per qualche attacco molto più grave, visto che, ma ne parleremo, è sparita l'antiaerea, oramai potrebbero anche farlo di giorno, quindi attendiamo gli eventi. Ma mentre attendiamo gli eventi, incominciamo subito con la nostra rassegna e eccoci qui pronti per il via. Allora, oggi 28 marzo, incominciamo come sempre con i nostri amici agricoltori che stanno lottando anche per noi. La prima notizia, ne abbiamo due, arriva dalla Polonia, dove gli agricoltori, come avevano promesso, stanno bloccando tutti i valichi, quindi i confini, sia verso la Germania che soprattutto verso l'Ucraina. E questo signore che vedete qui nell'immagine a parte è il responsabile per l'Ucraina per quanto riguarda il traffico, insomma il commercio estero. Si chiama tale Debchenko, e si è lamentato del fatto che gli ucraini stanno i polacchi stanno bloccando tutti i valichi di frontiera. Lui è andato a far visita in uno di questi, non lasciano passare nessuno, si è formata una coda di 500 camion dall'Ucraina andare verso la Polonia, e gli agricoltori non hanno intenzione di far passare assolutamente nulla. Quindi i polacchi non demordono, è una grossa grana, a parte per gli ucraini, anche per il governo polacco, perché non riescono a trovare una soluzione, anche perché, ahimè, l'Unione Europea non concede la possibilità di aiutare gli agricoltori. E quindi di conseguenza ci rechiamo a Bruxelles per vedere che cosa sta succedendo. È avvenuto che, l'abbiamo visto, era stato promesso domenica, ieri abbiamo visto che il centro è stato nuovamente occupato da parte dei trattori, e sono avvenuti tafferugli, ci sono stati spintoni, eccetera. Ieri è avvenuta la nuova fase della guerriglia. Da un lato, vedete, fermo immagine, vi sono stati dei trattori che hanno cominciato a spargere con grande dovizia il liquame suino, irrorando quindi i palazzi del potere, perlomeno dalla parte esterna, dell'Unione Europea, costringendo impiegati, funzionari e parlamentari a uscire dal retro, perché sennò si lordavano fino al ginocchio, e ci sono stati dei cassonetti incendiati e via discorrendo. La polizia non riesce
a trattenere la manifestazione e vedremo che cosa accadrà, ma sappiamo che, l'abbiamo già visto, gli agricoltori belgi, aiutati da quelli olandesi, del Lussemburgo, eccetera, non demordono. Benissimo, ora mi si dice sovente che diamo solamente delle brutte notizie, eccetera, eccetera, e quindi invece oggi diamo una bella notizia. La riporta Sky TG24 e poi commenteremo la cosa. Ora, cosa è successo? L'altra notte una donna esce per fare una passeggiata la sera e trova questo cucciolo, questo batuffolo, e cosa, non si muove sul marciapiede, pensa che appunto sia un riccio che è stato investito, qualcosa, lo porta a casa, cerca di passa la notte ad accarezzarlo, cercare di trattarlo bene, quindi la mattina lo porta alla clinica specializzata veterinaria, la Lower Boss Wood Nature Reserve and Wildlife Hospital di Knutsford nel Cheshire. Quando il veterinario vede il povero riccio si stupisce e poi spiega alla donna che in realtà si tratta di un pompon, di un cappello che si era, di un berretto che si era staccato. Quindi ecco, sì. No, ma in effetti gliel'ha detto, vedi signore, è morbido, è un pompon, non è un riccio. Allora, cosa possiamo imparare da questo? Uno, che le persone sono completamente scollegate dalla natura, che non riescono né a riconoscere un riccio da un pompon. Ma il grave è che il TG24 dia una notizia del genere perdendo 3-4 minuti per raccontarla, invece di narrare quello che noi diciamo tutte le mattine. Quindi insomma le notizie importanti vengono accantonate, mentre invece vengono date queste notizie da rivista di gossip. E quindi torniamo in Italia e vediamo che cosa accade. Quello che vedete è il comandante in capo dell'esercito italiano, si chiama Capo Dragone, un ammiraglio, e lui afferma che assolutamente bisogna mettere assieme altri 10.000 uomini, bisogna arruolare nell'esercito 10.000 soldati in più. A parte il fatto che 10.000 soldati in più servono quello che servono, ma il problema è che viene difficoltoso anche trovarli, perché proprio in un momento come questo, che insomma c'è la possibilità abbastanza concreta di entrare in guerra, non è che i giovani vadano a fare la fila per arruolarsi nell'esercito italiano. Eppure il generale Capo Dragone, lui insiste, dice che continuerà a chiedere, anche perché, attenzione, il governo italiano gli ha detto non ci sono i soldi per arruolare 10.000 uomini, e lui ha detto che lì continuerà a chiedere sino a quando non lo cacceranno. Vedremo che cosa accadrà, ma mi sa tanto che è difficile che ciò avvenga. Ma ecco, arrivare in televisione nel programma detto Quarta Repubblica, Edward Ludwig, che è un po' il referente italiano degli Stati Uniti per la politica internazionale, no? Viene sempre a dirci che cosa dobbiamo fare. È un fine analista, naturalmente uno statunitense, non è che sia al di sopra delle parti, però non è uno scemo. Detto questo, lui è stato molto chiaro, dice che l'Italia deve reintrodurre immediatamente il servizio militare obbligatorio. Non so se si rende conto di che cosa voglia dire, insomma le caserme sono state smantellate, addirittura vendute o trasformate in parcheggi, è successo di tutto, non esiste il personale, non esistono i materiali, e incominciare a mandare i giovani a fare il CAR, insomma a ruolarli, è veramente un'idea. Cioè sì, con il tempo si potrebbe organizzare, ma non è che subito dobbiamo fare una cosa del genere, perché dobbiamo andare a difendere gli interessi dell'industria bellica americana in Ucraina. Cioè tu li puoi anche arruolare, ma poi tali rimangono, cioè non sono in grado di combattere. Però questo direi che è l'ordine che arriva dagli Stati Uniti. Attraversiamo l'Atlantico, andiamo a vedere che cosa è successo negli Stati Uniti. Biden stava facendo un comizio elettorale, me lo immagino,
quanto è stato divertente, esattamente nella Carolina del Nord, e ha detto, riferito a, quindi a Putin, che ci sono così tante cose importanti che dovremmo fare, incluso finalmente occuparci di proteggere l'Ucraina dal macellaio Putin. Questo naturalmente è stato subito riportato dai giornalisti, i quali alcuni ricordano che in precedenza Biden aveva indicato Putin come delinquente, dittatore e addirittura un pazzo figlio di puttana, cosa che in effetti dall'altra parte non è mai avvenuta. È vero che negli Stati Uniti hanno un modo di parlare che deriva direttamente dai cowboy ubriachi, no? Nei saloon. Però, insomma, cioè, è abbastanza normale anche nella politica statunitense che ci si insulti violentemente uno con l'altro. Qui da noi non è proprio così, e i russi hanno mai insultato nessuno. Però io mi chiedo, se mai Putin in un suo discorso ufficiale avesse dato del dittatore o del delinquente a Biden, che cosa sarebbe successo sui nostri giornali? Sarebbe stata la prima notizia, mentre invece se lo dice Biden, se lo trovi nelle agenzie, lo trovi, altrimenti non lo vieni nemmeno a sapere. Andiamo a vedere che cosa succede in Polonia, dal lato militare naturalmente. La Polonia, sapete che ci sono state quelle grandissime manovre militari, poi è successo che i militari polacchi in compagnia di tedeschi e altri sono rimasti lì, finite le manovre, sono rimasti lungo il confine con la Bielorussia. Qui c'è un'immagine che fa vedere i militari schierati davanti al filo spinato, eccetera, eccetera. Ma adesso improvvisamente hanno deciso di interrompere le manovre. Perché? Perché è morto il quinto soldato durante l'addestramento. Io posso capire che il primo, me lo ricordo, l'avevano riportato, era stato investito da un carro armato in manovra, gli aveva battuto contro, l'ha buttato a terra, insomma è successo un disastro. Poi altri tre, ieri è caduto il quinto soldato, insomma hanno deciso di porre fine a queste manovre, a queste esercitazioni. Io non riesco a capire come possa nell'arco di un mese, cioè o poco più, uno alla settimana, sono veramente tanti, cioè non so che cosa faccia. Invece in Francia oramai il canale LCI ha preso, non so se l'appalto o se l'hanno fatto per decisione propria, si stanno dando un grande affare per parlare, discutere, vedere come l'esercito francese si dovrà comportare in Ucraina, con tutte le sere una lunghissima trasmissione, ufficiali ed esperti che vengono intervistati, spiegano, insomma sono arrivati alla conclusione che le fasi di intervento francese saranno 5, quindi si va solamente da si va al confine, si incomincia ad andare a vedere, aiutare, a portare i materiali, fare da guardia e avanti, avanti, fino ad arrivare al quinto livello, dove invece saranno in trincea a combattere assieme agli ucraini. Questo però significa entrare direttamente in guerra con la Russia. I russi hanno già detto che se avverrà una cosa simile, i francesi saranno l'obiettivo principale, e quindi molti francesi ritorneranno a casa avvolti nella bandiera. Per chi volesse poi leggersi i dettagli, vi ricordo che nel canale Telegram, che ha lo stesso nome della trasmissione, appena finita la trasmissione metterò il PDF delle schede e quindi ve li potrete leggere. Quindi insomma direi che la Francia, almeno a parole, è pronta ad andare in guerra, anche se le notizie dei giorni scorsi erano che alcuni contingenti erano già arrivati, altri invece dicono che sono di stanza in Romania, però al momento non li abbiamo ancora avvistati, o perlomeno non abbiamo notizie certe. Attraversiamo la Manica ed andiamo a vedere che cosa scrive il Telegraph, alquanto diffuso quotidiano britannico. Hanno intervistato il vice capo di Stato Maggiore della Difesa britannico e Sir
Rob Magowan. E questi, tenente generale, afferma che la Gran Bretagna sì, potrebbe andare in guerra contro la Russia, ma attualmente potrebbe combattere solamente per 2 mesi. Motivo è che abbiamo in Inghilterra i magazzini vuoti e abbiamo munizioni solamente per 2 mesi. Quindi abbiamo regalato l'Inghilterra tutto quello che avevamo all'Ucraina e adesso l'Inghilterra 2 mesi di possibilità di guerra. Vi ricordo che invece hanno fatto il calcolo in Francia, attualmente con le munizioni disponibili potrebbero avere 4 giorni di fuoco, il che è veramente, veramente basso. Quindi ci trasferiamo in Ucraina e andiamo a vedere qual è la situazione. Nei giorni scorsi era uscita la notizia che in Ucraina ci sono 650.000 renitenti alla leva. Che cosa significa? Sono persone che hanno ricevuto la cartolina, un tempo qui da noi era la cartolina, adesso lì da loro mandano un SMS dicendo che devono presentarsi al comando per essere arruolati e mandati al fronte. Ebbene, stanno cominciando ad arrivare i primi numeri reali e nella regione di Ivano-Frankivsk, che mi pare che sia verso il confine con la Romania, ebbene, solamente in questa regione vi sono 40.000 renitenti alla leva. Il comando locale dice che ha sguinzagliato la polizia, ma non si trova nessuno. Evidentemente, molti hanno attraversato il confine, altri sono nascosti. Lì è zona montagnosa, sono nascosti in montagna o magari in cantina e soffitta con la zia o la nonna che gli portano da mangiare e loro devono vivere rifugiati, nascosti come topi, per non andare a combattere in trincea. Adesso arriva una notizia che è, direi, clamorosa, cioè è veramente di quelle da ricordare, che naturalmente non trovate sui nostri quotidiani. Vi ricordate che la Danimarca, assieme all'Olanda, erano state le prime a dire che avrebbero consegnato gli F-16 all'Ucraina? Questo circa un anno fa o quasi. Tutti contenti, gli ucraini, adesso non gli ucraini, Zelensky e i soci vari, abbiamo vinto la guerra con questi aerei perché i russi scapperanno, chissà che cosa succederà. Gli olandesi si sono poi accorti che metà dei loro F-16 non erano in grado di volare. Quei pochi, mi sembra che siano 6, in grado di volare li hanno mandati in Romania, sono là fermi in Romania, mentre invece la Danimarca, zitti zitti, quati quati, il governo ha deciso di venderli all'Argentina, manca solamente più la firma al contratto. L'Ucraina si è immediatamente inalberata, ma come avevate detto che ce li davate? Qual è il problema? Che non era un regalo della Danimarca all'Ucraina, glieli avrebbero dati e poi li avrebbero dovuti restituire alla fine della guerra e magari forse nel contratto c'era scritto che avrebbero dovuto pagare quelli abbattuti, ma a questo punto la Danimarca, vista la situazione, vista la preponderanza dell'aviazione russa nei confronti di quella ucraina oramai praticamente inesistente, significa che questi F-16 sarebbero abbattuti come si alzano in volo e quindi loro nel dubbio hanno detto, beh, piuttosto che perderli in Ucraina, glieli vendiamo all'Argentina e portiamo a casa qualche soldo. L'Ucraina si lamenta, urla, si piange, fanno quello che vogliono, ma intanto i danesi hanno deciso di mandargli più nulla e quindi, ahimè, fino adesso hanno messo assieme 6 F-16. Lituania, la Lituania, ve lo ricordo, l'abbiamo visto, boh, sarà una settimana, 10 giorni fa, la Lituania ha un possente esercito di ben 10.000 uomini. Tolti 5.000 che devono rimanere a casa, loro potrebbero schierare 5.000 uomini al confine. Questi 5.000 uomini, dobbiamo dire la verità, sono ben equipaggiati. E il curioso è che ieri, l'altro ieri, sono stati visti questi treni che stanno andando verso il confine. Quindi, per più che altro spaventare la popolazione locale, stanno dicendo che c'è il pericolo di un'invasione russa e quindi ecco che schierano il loro
possente esercito al confine russo. 5.000 uomini, ancorché ben armati, mi dispiace per loro, ma se non succederà, ma se mai la Russia dovesse decidere di invadere la Lituania, ecco che non potrebbero resistere più di 2 giorni, 3 giorni al massimo. Cioè, gli ucraini li usano per difendere una cittadina piccola, un paesone, 5.000 uomini, come fanno su un lungo confine come quello della Lituania difendersi da un esercito invasore. Quindi tutta scena. Chi è che ha del sale in zucca? Beh, sicuramente il ministro delle relazioni estere ungherese, tale Peter Szijjártó o qualcosa di simile, il quale in un'intervista dice che i rapporti con la Russia sono ottimi, loro continuano a comprare direttamente il gas, noi non siamo furbi, lo compriamo dei mediatori, e quindi non si vede per quale motivo l'Ungheria dovrebbe mandare delle armi o peggio ancora degli uomini sul campo di guerra per far piacere agli americani. Quindi gli ungheresi se ne staranno tranquillamente a casa. Andiamo a vedere un fatto che, beh, questa notizia in qualche modo è trapelata, non è che sia proprio nascosta questa notizia. È successo che i russi, lo sapete, hanno bombardato per 2 giorni e 2 notti incessantemente l'Ucraina nei punti militari, hanno demolito caserme, hanno demolito ponti, stazioni, magazzini, è successo il finimondo. Oltre, vi ricordo, il comando dei servizi segreti, dove era pieno di inglesi e forse anche degli americani. Ebbene, in una di queste caserme più vicina al confine vi era anche questo pacioso signore, che in realtà è un alto generale polacco, che era già stato formato diversamente. Lui aveva avuto esperienza ad esempio in Bosnia, in Iraq e via discorrendo. Era un vero uomo di guerra, insomma, lui sapeva di che cosa stava parlando ed era lì evidentemente per insegnare agli ucraini come fare a difendersi, no? Adesso che sappiamo che lungo tutto il fronte i russi stanno avanzando lentamente, macinando continuamente tutto ciò che trovano davanti. Ebbene, uno di questi nuovi razzi ipersonici, non sappiamo se è un kinzalo o se che cosa è stato, ha distrutto completamente la caserma e lui, evidentemente assieme ad altri polacchi, è rimasto sotto le macerie. Arriva la notizia, non si sa, è morto, non è morto, e poi ecco che sulla destra, lo vediamo, in Polonia è stato messo il necrologio, il quale dice, secondo i media polacchi, il generale Adam Markacz è morto inaspettatamente per cause naturali inspiegabili. Cioè, non sono riusciti a trovare il coraggio di scrivere che è morto quasi in prima linea, non combattendo, ma comunque sotto i bombardamenti. Stavamo dicendo di questi razzi ipersonici, no? Allora, gli ultimi sono stati lanciati dai sottomarini che sono di stanza davanti al porto di Sebastopoli. Questi razzi, abbiamo visto nei giorni scorsi, viaggiano alla folle velocità di 11.600 km orari, non sono intercettabili da nulla, perché a quella velocità non riesce a intercettare nulla. Inoltre, a quella velocità si forma attorno uno strato di plasma, quindi non sono neanche visti dai radar, è una cosa fuori dal senso. Ed ecco che degli esperti hanno fatto i calcoli e dal momento del lancio, vedete nel mare, no? Davanti alla Crimea, ad arrivare a Kiev ci metterebbero 3 minuti e mezzo, a Leopoli 5 minuti e 3 e via discorrendo fino ad Odessa, che è più vicino, che è 1 minuto. Fra Sebastopoli e Odessa, per dire, è più lontano che attraversare il mare Adriatico. Hanno fatto anche il calcolo: per arrivare a Roma o Milano basterebbero 6 minuti, quindi non c'è quasi il tempo di correre in cantina a nascondersi. E sono precisissimi, cioè quando vogliono colpire a distanza una caserma, un ponte o qualche cosa, lo prendono in pieno.
Nel frattempo, il capo degli 007 dei servizi segreti ucraini è stato ufficialmente accusato di terrorismo da parte di Mosca. L'abbiamo già visto anche ieri, se ne parlava di tutto ciò. Insomma, lui prima era solamente il comandante della parte operativa all'estero dei servizi segreti, poi Zelensky ha cacciato Danilov, il comandante, perché ha detto in televisione che avrebbero fatto altri attentati in Russia come quello di Mosca, quindi era assolutamente da nascondere e quindi questo ha fatto carriera ed è a capo dei servizi segreti ucraini. A questo punto la Russia ha deciso di chiedere all'ONU la messa sulla lista delle organizzazioni terroristiche i servizi segreti ucraini. Questi invece è Budanov, l'abbiamo già visto parecchie altre volte, è l'unico amico di Zelensky, il livello è il medesimo. Ebbene, vi ricordate, l'abbiamo sentito dire mille volte, l'Ucraina sta combattendo per i valori occidentali, noi, se non ci fossero loro chissà che cosa succederebbe, e via discorrendo. Ebbene, ieri Budanov ha rilasciato una dichiarazione in televisione che vi voglio leggere, sono due righe. Ha detto: sono completamente contrario alla soppressione della libertà di parola. Quindi, bravo, grazie. Ma questo è troppo. Cioè, con noi chiunque può creare un canale su Telegram e iniziare a scriverci quello che vuole. Quindi chiede che Telegram venga chiuso o perlomeno messo sotto stretto controllo. Quindi la libertà di parola assolutamente c'è, però solo se dici quello che vogliono loro. Mi pare di averla già sentita, questa posizione. Non è proprio una novità, però insomma diciamo che le dittature più feroci si comportano in questa maniera. Quindi l'Ucraina, lo ricordiamo, hanno annullato le elezioni perché non si può andare, hanno annullato le elezioni presidenziali, c'è la censura in televisione, viene arrestato se fa il video di qualche cosa di militare o di un bombardamento, eccetera. I partiti dell'opposizione sono stati sciolti e i capi arrestati, e adesso togliamo anche Telegram, così loro possono difendere i valori occidentali con più libertà di azione. Bene, ritorniamo in Inghilterra perché The Economist, la famosa rivista che naturalmente dal nome parla di questioni soprattutto economiche, e quindi di tutto ciò che comporta dei problemi all'economia, rilascia un lungo articolo in cui afferma l'Economist che nei prossimi 5-8 mesi, i prossimi 5-8 mesi potrebbero essere decisivi. La Russia potrà sfondare e le difese ucraine e entrare in profondità quindi nel territorio ucraino. Ma io sono contento che quelli dell'Economist se ne siano resi conto, però in realtà questo l'aveva detto Putin a Natale, dicendo che sarebbero arrivati sino sulle sponde del fiume Dnepr e avrebbero liberato la zona di Odessa. Che se ne facciano una ragione, questo è l'obiettivo. Fermateli se siete capaci. E più o meno la stessa cosa. Lo dice Die Welt, la rivista tedesca, il giornale tedesco che ha anche il suo blog, quindi su internet, e sapete che è da un po' di tempo che i nostri fantasiosi propagandisti di fede americana ci dicono che la guerra lì durerà anni perché eccetera eccetera, mentre invece Die Welt fa una approfondita analisi, le solite cose: mancano le munizioni, mancano gli uomini, gli ucraini sono demotivati, non hanno l'aviazione, non hanno più l'antiaerea, mancano le munizioni per i cannoni, eccetera eccetera, manca tutto. Manca tutto, e quindi concludono che ben difficilmente questa guerra durerà qualche anno, anche se
dovessero entrare le truppe occidentali, perché sono poche e ahimè con scarsissima manutenzione. Vediamo all'interno dell'Ucraina che cosa sta succedendo. Ieri i guerriglieri, chiamateli come volete, partigiani, quello che vi pare, di Terzo Fronte, hanno compiuto di nuovo un'azione spettacolare. Queste ne avvengono oramai tutti i giorni. Ieri a Jampil, Jampol, dipende da se detto in russo o in Ucraina, sconosciuti hanno assaltato una centrale elettrica e gli hanno dato fuoco. Vedete le immagini, hanno distrutto la centrale elettrica lasciando al buio l'intera provincia. Vi avevamo parlato di queste prime azioni di Terzo Fronte ad Odessa, vi ricordo, lo vedete nella mappa, vi fu anche un altro attacco spettacolare a Leopoli, dove entrarono e distrussero una fabbrica che costruiva droni. Loro non sono sì, è chiaro, collaborano con i russi per forza di cose, penso almeno che collaborano con i russi perché hanno lo stesso obiettivo, ma questi, il loro obiettivo è quello di salvare quello che è possibile salvare dall'Ucraina, cacciando il regime di Zelensky e dei suoi tirapiedi. I polacchi, dobbiamo ammettere che hanno una discreta fantasia. Questo signore che vedete è il vice ministro degli esteri polacco, ha rilasciato una intervista e dice: beh, insomma, entrare in Ucraina significherebbe entrare in guerra con la Russia, allora noi che cosa facciamo? Andiamo a mettere lungo il confine tutti i nostri sistemi antimissile, perché abbiamo visto i Patriot e non solo, se vengono messi dentro l'Ucraina, i russi oramai glieli vanno a demolire, quindi noi ce li teniamo di qua in Romania e in Polonia, e poi da di qua andiamo a colpire i missili russi che vanno a bombardare. È fattibile ciò? Bah, teoricamente è fattibile, è chiaro che sei più lontano, quindi non sempre magari riesci a colpire l'obiettivo. Però il dubbio che sorge è questo: ma i russi si limiteranno ad abbattere questi missili oppure andranno a colpire anche le centrali, no, dove vengono lanciate? E siccome sono in Polonia e in Romania, scoppierà la guerra? E qui è un po' lanciare una moneta, non lo sai se viene testo o se viene croce. È un po' un rischio, però insomma l'idea è questa. Andiamo a vedere che cosa succede in terra di Canaan. E ieri notte, quindi ormai un giorno e mezzo fa, il grande ospedale di Al-Shifa a Gaza è stato gravemente danneggiato dagli attacchi delle forze israeliane, è stato sostanzialmente bombardato. Questo è solamente un esempio, perché avrei potuto farvene vedere molti altri. Ci sono ancora naturalmente i combattimenti, gli israeliani, oltre gli uomini che ultimamente vengono eliminati da cecchini, i palestinesi sono stati dotati di fucili di alta precisione, esistono molti, molti video, questi dall'interno delle case con il cannocchiale eliminano uno a uno i soldati israeliani e colpiscono i carri armati. Insomma, Israele si sia occupato queste terre, ma non è che sta avendo grossi inconvenienti, grandi perdite. Allora, sui carri armati va bene, ma sugli uomini. Qui invece è la parte di un video che fermo immagine. Si tratta di Khan Yunis, che è una città di Gaza, e il filmato la fa vedere, è ormai praticamente distrutta. Qui dice completamente distrutta, qualche casa in piedi c'è ancora, ma è stata talmente bombardata che non è rimasto più nulla. Quindi anche domani che i palestinesi potranno ritornare nelle loro case, in realtà troveranno solamente più delle macerie. La volontà di insistere nel demolire assolutamente tutto, e per fare questo stanno utilizzando, ricordiamolo, le
i continui rifornimenti degli Stati Uniti, no? Che continuano a mandare aerei su aerei di munizioni. Questo è forse la cosa più chiara, no, di questa guerra, è che gli israeliani vorrebbero veramente che i palestinesi se ne andassero, perché magari ritornano, la casa non c'è più, l'attività non c'è più, il lavoro non c'è più, la scuola, l'ospedale non c'è più niente, e quindi decidono di andarsene in Giordania, in Siria, in Egitto o magari anche in Europa, basta che non rimangano nella terra di Gaza. È vero che con i soldi dei principati vari arabi si potrà ricostruire tutto, però significa rimanere mesi se non anni sotto delle tende prima di poter riavere una casa, perché non è che si ricostruisce una città nel giro di niente. Tanto devono poi arrivare i materiali, e quindi, bravo Jean-Pierre, la terra di nessuno, proprio così, spianato tutto. Abbiamo visto ieri che il presidente della Serbia ha lanciato l'allarme, diceva che c'erano brutte notizie in zona, avrebbe poi fatto sapere, al momento non ha ancora fatto il discorso ufficiale in cui informerà i suoi cittadini di che cosa sta bollendo in pentola da quelle parti, ma sappiamo che ci sono movimenti di statunitensi in Kosovo, ci sono dei movimenti un po' dappertutto, e si viene a sapere da agenzie di stampa che in Bosnia è ricercato il presidente Vulvin, Vulvin è il capo dell'intelligence serbo, il presidente di, adesso vi spiego, di questa repubblica non riconosciuta, Milorad Dodic, è ricercato dalla polizia per arrestarlo. Ora, che cosa succede? Sapete, vi ricordate, avete letto che vi fu la guerra di Bosnia. Perché? Perché questo Stato in realtà non esiste, perché sono tre entità diverse, però l'Unione Europea e gli Stati Uniti soprattutto la volevano come una nazione unica, in cui dovessero sopravvivere croati, serbi e bosniaci. Vi ricordo, i bosniaci sono musulmani, i serbi sono ortodossi, i croati sono cattolici, quindi hanno anche, la differenza di lingua non è un granché, sono dialetti diversi, però sono comprensibili, però i serbi scrivono in cirillico, invece i croati scrivono coi caratteri latini. È una nazione che in realtà non vuole stare unita, ed in effetti molto tempo fa venne istituita quella che vedete in rosso, la cosiddetta Repubblica Serba di Bosnia, ma non è riconosciuta da nessuno, no? Adesso e quindi il loro obiettivo, lo vedete anche dalla bandiera, è quello di riunirsi alla madre patria, cioè unirsi alla Serbia. La NATO e naturalmente gli Stati Uniti in testa, Unione Europea, non vogliono, anche perché dopo questo molto probabilmente anche i croati, i bosniaci si unirebbero alla Croazia, o perlomeno i croati, la Croazia, forse i bosniaci avrebbero una piccola repubblica lì al centro, ma non è l'obiettivo della NATO, e quindi parrebbe che almeno al momento stanno dando la caccia al presidente di questa repubblica non riconosciuta, e forse e sappiamo come funziona da quelle parti, tutti sono armati, tutti sono molto fedeli alle proprie idee, e io posso immaginare che ben presto scoppieranno dei gravi tafferugli con dei morti. Politico abbiamo imparato a conoscerlo, Politico è quella rivista americana che parla soprattutto di problemi di politica internazionale, di geopolitica, eccetera, e ci dà la notizia che, vi ricordate, sono giorni e giorni, no, che si parla di quel furto, no, degli interessi sui conti russi per darli all'Ucraina. Ebbene, Politico dice che i 5 miliardi di dollari di interessi sui conti russi non saranno prelevati e consegnati all'Ucraina. Perché non vogliono, no,
vogliono assolutamente Bruxelles, c'è la von der Leyen che piange tutte le sere perché non riescono a rubare questi soldi e darglieli all'Ucraina, Zelensky li chiede mattino, pomeriggio e sera, cioè tutti vorrebbero, però le banche hanno avvisato che, l'abbiamo detto l'altro giorno, che se mai succedesse una cosa simile, cinesi, indiani, arabi e via discorrendo, porterebbero via i loro soldi dalle banche facendo crollare l'intero sistema bancario europeo, ragione per cui quei soldi non verranno toccati, che Zelensky e la sua cricca se ne facciano una ragione. Ed ecco Sunak, il primo ministro britannico, che con i problemi interni, con la guerra in Ucraina, con tutto quanto, ecco di che cosa si preoccupa, giustamente, perché quello sarà il prossimo fronte, ossia quello della Cina. Quindi bisogna cercare di lasciar perdere l'Ucraina il più possibile e concentrarsi assolutamente nell'Asia e per Taiwan. E dichiara: la Cina rappresenta una minaccia economica per la nostra sicurezza, è una sfida epocale, motivo per cui abbiamo investito molto, eccetera, eccetera. Notare l'espressione: la Cina è una minaccia economica per la nostra sicurezza. Questo è il problema degli anglosassoni. Loro non riescono a concepire il fatto che un altro, negli affari, nel lavoro, cosa sia più bravo di loro. Loro sono 60, 80, 100 anni che rapinano tutte le nazioni su cui sono riusciti a mettergli le mani sopra, e l'idea che la Cina o la Russia o il Sudafrica o chi per esso ti impediscano una cosa simile, per loro non va bene, perché se no poi finisce che devi andare a lavorare e quindi non sei contento. Abbiamo criticato bonariamente Dago Spia ieri, però oggi lo riutilizziamo perché da questa rivista esce un'altra notizia che bisogna assolutamente riportarla, ossia ci riporta il giornale che Barack Obama ha commissariato Biden. Beh, ce ne sono accorti, noi l'avevamo capito da un pezzo. L'ex presidente americano non ha molta fiducia in Sleepy Joe, che per intenderci vuol dire Joe l'addormentato, che lo chiama tutti i giorni per dare, cioè Sleepy Joe chiama Obama per avere dei consigli, e quindi dice: il marito di Michelle non ha mai stimato molto il suo ex vice, non ritenendolo in grado di battere Trump un'altra volta, e già sappiamo come ha vinto la prima volta, e lo ha messo quindi sotto tutela. Obama parla regolarmente con Jeffrey Zients, capo dello staff della Casa Bianca, con i principali collaboratori della campagna elettorale, eccetera, eccetera. Quindi è il grande manovratore è Obama, l'abbiamo visto andare in Inghilterra anche l'altro giorno, non invitato, è andato a parlare col primo ministro inglese e via discorrendo. E moltissimi negli Stati Uniti, e io con loro, rimango dell'idea che quando sarà ora il Sleepy Joe verrà mandato a Villa Sereno, Villa Pace, e al suo posto alle elezioni parteciperà Michelle Obama. Vedremo cosa accadrà, tanto basta aspettare a giugno sarà, vedremo i risultati. Il Financial Times si preoccupa dei conti degli Stati Uniti e dice che tutti gli anni continuano a spendere 1,6 trilioni di dollari in più di quello che incassano, e quindi il deficit aumenta, quindi gli interessi aumentano, quindi anzi hanno fatto una proiezione e dice che fra 10 anni gli Stati Uniti avranno un deficit di 2,6 trilioni di dollari all'anno. Tutto ciò è un vero disastro perché attualmente il grosso del debito degli Stati Uniti è in mano cinese, e quindi vi lascio immaginare che cosa succederà il giorno che scoppierà la guerra fra Stati Uniti e Cina, e invece le banche americane non sono in grado di coprire questo deficit. Quindi provare a pensare magari di spendere un po' di meno in giro per il mondo sarebbe una cosa utile, ed in effetti sia Trump che anche Biden, perlomeno i consiglieri di Biden, sono quelli di abbandonare un po' a se stessa la NATO, perché costa un patrimonio, e abbiamo visto i risultati sono quelli che sono.
Ah, qui andiamo a vedere due ferme immagine dall'Africa. Perché? Perché sapete, no? Abbiamo visto i giorni scorsi l'ISIS, non l'ISIS, no? In Russia e via discorrendo. Quindi veniamo a sapere che in Africa, in realtà, in più zone, Niger, Mali, l'abbiamo visto, Burkina Faso, vi sono gli uomini della Wagner che stanno facendo pulizia. Stanno facendo pulizia, stanno andando a cercare villaggio per villaggio gli uomini, quelli veri, i veri terroristi dell'ISIS, e stanno ripulendo la zona. Io a questo punto avrei avuto anche moltissimi aggiornamenti dall'Africa, ma li vedremo domani perché se no avremo finito chissà quando. Vi do quindi appuntamento per domani perché ci sono delle notizie molto, molto importanti, molto interessanti. Vi farò vedere anche la mappa sulla situazione dell'Africa. Allora, Macron, secondo me, è veramente scollegato dalla realtà, no? E ha deciso di prendere l'aereo e andare in Brasile per convincere Lula a fare che cosa? Ad aiutare l'Ucraina. Qual è il problema? Il problema è che il Brasile costruisce e vende nei paesi africani, sudamericani, dei mezzi blindati, non carri armati, sono dei mezzi da trasporto truppe, dei mezzi con cannoncini sopra, grosse mitragliatrici. Gli erano già stati chiesti dagli Stati Uniti, ma il Brasile gli disse che non avrebbero dato proprio nulla all'Ucraina, eccetera, eccetera. E quindi adesso Macron, tronfio della sua grandeur, ha deciso di andare lui personalmente in Brasile a parlare con Lula per convincere il presidente Lula ad aiutare l'Ucraina. Naturalmente farà un viaggio a vuoto e la notizia ci arriva da Bloomberg, quindi è una notizia certa. Ed ecco ritornare l'ex ministro austriaco Karin Knessel, la quale ha rilasciato la seguente dichiarazione, che è veramente molto molto interessante. Dice: l'intero sistema politico dei grandi paesi europei come Francia e Germania è crollato. Quello che ha distrutto il panorama politico è stato il presidente francese Emmanuel Macron. Allora, io direi che lei è sicuramente portata, perché vedete che ha questa bella giacchetta di velluto blu elettrico, insomma, potrebbe essere una buona sostituta per la von der Leyen, perlomeno lei ha la testa, no? E vedremo come andranno le elezioni in Europa, poi chissà mai, ma no, assolutamente, non ci riuscirà mai, non la eleggerebbero mai, però per il mondo libero sarebbe una bella notizia avere una persona pensante in quei posti. Vi ricordate, ve l'abbiamo detto, che abbiamo saputo un paio di settimane fa che Boris Johnson, oltre un mese fa, era andato a trovare il presidente Maduro per convincere Venezuela ad abbandonare l'alleanza con la Russia, e lui, con i suoi buoni uffici, avrebbero fatto fare amicizia con gli Stati Uniti e via discorrendo. Ora, questo significa che fra Macron in Brasile e Boris Johnson in Venezuela sono veramente alla frutta. Ci hanno provato con tutti, sono andati, Blinken è andato in Vietnam, è andato in Mongolia, li hanno provati tutti, si sono solamente sempre presi dei pesci in faccia. Ma c'è una differenza: Boris Johnson non è uomo abituato a sentirsi dire di no. E quindi che cosa è successo? Questo lo ipotizziamo noi, naturalmente al momento non vi sono prove, però Maduro ha detto di no all'amicizia con l'Inghilterra e gli Stati Uniti, e l'altro ieri hanno cercato di ucciderlo, mentre durante un comizio si sono avvicinati due o tre uomini e hanno cercato di eliminarlo. Direi che è il solito sistema anglosassone. Ritorniamo da Bloomberg, il quale lancia l'allarme e dice che l'energia nucleare occidentale non sopravviverà senza la Russia, nel senso che con sanzioni, tutto quello che volete, gli Stati Uniti, la Francia e tutte le altre nazioni che hanno le centrali nucleari, visto che dall'Africa al momento
le esportazioni sono di uranio sono state bloccate, li comprano solamente in Russia dalla Rosatom, e questi in realtà stanno facendo lievitare i prezzi, stanno facendo capire che il ferro è duro, e quindi l'Europa domani, che dovesse mai andare, come i francesi dicono, andare a combattere, dal giorno dopo potrebbero non ricevere più uranio, e quindi i francesi per primi rimarrebbero tutti al buio e al freddo. Con questo abbiamo finito la nostra carrellata odierna, sono già le 8:50. Non vedo ancora Gianluca, gli diamo un momento per collegarsi, altrimenti non so se Mesbet è pronto, e direi che nell'attesa possiamo andare a fare la nostra rubrica di Avvenne Oggi, perché vedo eccoci qua, oggi è il giovedì 28 marzo, e vediamo che cosa è accaduto in questo giorno negli anni passati. Nel 1776 venne fondato in Russia il balletto Bolshoi a Mosca, famosissimo ancora oggi. Nel 1868 la Piro corvetta Magenta rientrò nel porto di Napoli dopo aver compiuto la prima circumnavigazione del mondo da parte di un'unità da guerra della Regia Marina Italiana. Nel 1959 la Cina soppresse la rivoluzione popolare tibetana iniziata pochi giorni prima, il 10 di marzo, sciolse il governo del Tibet assumendone il completo controllo. Il Dalai Lama Tenzin Gyatso riuscì a fuggire in India. Da quel giorno il Tibet è diventata una provincia cinese. Perché era successo tutto ciò? Perché col tempo erano entrati molti cinesi in quel territorio, che era fino al 59 uno stato indipendente, e poi cercarono di economicamente, politicamente prenderne il controllo. I tibetani si ribellarono, gli inglesi promisero grandi aiuti, non mossero assolutamente un dito, e in un momento il Tibet, vi dico in 20 giorni, il Tibet entrò a far parte della Cina, e questo è uno dei motivi per cui a Taiwan sono molto preoccupati. Perché? Perché gli Stati Uniti hanno promesso di aiutare, difendere, proteggere l'isola, e la loro paura è di fare la fine del Tibet nel 59. Nel 1964 inizia nel Regno Unito la diffusione di Radio Caroline, la prima stazione radio detta pirata. Le prime radio libere erano dette pirata perché in realtà non avevano l'autorizzazione, però in realtà questo fu il primo passo verso quella, chiamiamola pure, rivoluzione che ha portato ad avere radio, televisioni e quant'altro private un po' ovunque. All'inizio vi era grande speranza di libertà e parola libera eccetera, poi un po' per volta si è trasformato in moltissimi casi in una sorta di azienda a tutti i livelli. I nati del giorno: nel 1957 nacque Coco Bill, il famoso cowboy, personaggio dei fumetti creato da Giacovitti. Nel 1817 nacque Francesco De Santis, scrittore, critico, letterario, politico e filosofo italiano. Nel 1986 nacque Lady Gaga, artista pop statunitense. Nel 1515 nacque Teresa d'Avila, la famosissima santa cattolica spagnola, fondatrice dell'ordine delle Carmelitane Scalze. Queste erano le notizie. Non ho visto arrivare Gianluca. Direi che possiamo far entrare il giovane Mesbet. Eccolo qua. Ciao. Buongiorno Marco Enrico, buongiorno agli amici in chat. Sono la controfigura di Lamberti.
Sì, però vedi, ti sei portato avanti già con il nome, eh? Già lì Capito? sono a metà strada. No, a parte gli scherzi, vi saluta, ma sapete che oggi sono interrotte le scuole, quindi per lui è un po' un terno all'otto con la bambina di cui Ah, deve ho capito. esserci. Ho detto non Giusto, preoccuparti, giusto. passo io, che per me è sempre un piacere, anche se è un orario per me insolito, ma è sempre un piacere. Eh sì, insomma. E pensa alla prossima settimana, che arriva l'ora legale, cioè proprio. Ma la spostano sabato? Domenica deve essere, o fra sabato e Ah, domenica, sì, deve essere fra sabato e domenica. E quindi mi sa che la prossima settimana potrei mettere un spostiamo la cartellone. sveglia alle 9, Marco Enrico. E Facciamo la dice. sveglia alle 9. Qui dicono che per fare la controfigura ti manca il ciuffo, ti manca il ciuffo. sì, quello, ci sto lavorando. Ci stiamo lavorando. Benissimo. Bene, hai visto che le notizie sono state tante e direi che domani ho accennato perché c'è un corposo capitolo sull'Africa, perché dobbiamo assolutamente capire com'è la situazione, perché se la guerra combattuta è in Ucraina e presso gli Houthi, diciamo nel Mar Rosso, la vera campagna è. Qui mi chiede Andrea Urbinati, mi chiede la Meloni ospitata fuori dal coro. Guarda, non lo so perché se sai qualcosa tu, perché io non vedo la televisione, quindi Anche non. io l'ho cestinata una quindicina d'anni fa e oltre, però giustamente ogni tanto bisogna dare un'occhiata perché succedono cose di cui bisogna parlare Sì. nell'attualità. Per fortuna ho ancora Facebook, che di fatto è una televisione di riflesso perché Sì. mi aggiornano lì, però non sapevo della Meloni. No, non ti serve, ma lo vedremo oggi. Se hai detto qualche cosa, al solito copione made in USA. Non dubito, Andrea. Prima di andare, ha ricevuto la telefonata dall'ambasciatore americano a Roma e gli ha. Avrà ripetuto a pappagallo. Antonio ci conferma che è sabato notte l'ora verrà portata avanti, cioè l'orologio verrà portato avanti di un'ora. Non dare notizie simili a me. Sì, Monica è preoccupatissima, dice che darti queste informazioni sull'ora non dormirai preoccupato queste 2 notti. Mi vengono i capelli grigi. Vedi, vedi. No, chiedevano notizie di Ciuffo. Ciuffo sta bene, gira al largo, viene in casa, mangia, poi scappa e quindi non riusciamo a prenderlo. Ma verrà il giorno, verrà il giorno. Dunque, ieri sera ho visto che la serata decisamente interessante, no? Ha parlato di Pasolini e non solo di Pasolini. Per chi non l'ha vista, direi che è una buona occasione per informarsi di fatti che magari non tutti conoscono. Io me li ricordo, sì, mi ricordo che ci fu l'omicidio, poi le polemiche, no? Hanno preso uno, hanno preso l'altro, però non bisognava parlarne perché insomma era la questione di ambienti equivoci, ecco, ambienti equivoci. Guarda, Comunque mi Zogbo. associo, scusi, i complimenti per Simona per ieri sera, Ah che è sì? una criminologa molto brava, che anche lei ci segue, ha fatto un po' il percorso con noi, è venuta agli eventi e pian pianino ha fatto riaprire il caso su Pasolini, quindi una ricerca incredibile, e ha pubblicato poi il libro con Nicola, quindi una cosa fatta tutta in famiglia e quindi fa molto piacere. Guarda, Zogbo dice una cosa molto, molto intelligente e condivisibile. Dice, potreste parlare della campagna di Kennedy? Tra i candidati a presidenza sembra l'unico ad avere dei valori condivisibili, ma in Italia tutti sperano in Trump. È tutto vero ciò che hai detto, che stai dicendo, ne parlerò di nuovo, ma il problema è che in questo momento, siccome lui è candidato unico, cioè indipendente, non sta rilasciando dichiarazioni. La sua preoccupazione è quella, lui sta lavorando giorno e notte per raccogliere le firme per potersi presentare. Perché?
perché la legge elettorale americana funziona così, no? Cioè, stato per stato, il partito che presenta un candidato deve raccogliere un certo numero di firme in base allo stato, no? Quanti sono gli abitanti. Se sei indipendente, non hai un partito alle spalle, che ti raccoglie le firme, quindi devi in qualche maniera trovare dei volontari, oppure pagarli, perché lui un po' di soldi li ha raccolti, no? E questi vanno in giro e raccolgono le firme. L'ultima volta che ho visto, in 4-5 stati aveva già raggiunto il numero di firme sufficienti, quindi lui in 4-5 stati sarà presente. Ma riuscire a presentarsi in tutti e 50 è veramente, veramente difficile. Perché non tutti gli stati si interessano. Vedremo, vedremo. A tempo, a tempo fino, mi sembra, metà giugno, fine giugno, una roba del genere. Quindi, si dovrebbe, non in pochi, ma in diversi stati dovrebbe presentarsi. Gli ultimi sondaggi lo davano attorno a 10% anche il 12-13% dei favori degli elettori. Potrebbe essere una sorpresa dove lui riesce a presentarsi, perché 10% a livello globale, no? Però se in molti stati non ti puoi presentare, è chiaro che la percentuale poi vale l'1-2, ma sapete che negli Stati Uniti non conta la percentuale di voti che prendi, ma conta il numero di stati in cui vinci, perché ogni stato ti dà un certo numero di voti presidenziali che corrispondono al numero degli abitanti. Quindi a California vale 54, mi sembra, il Texas una quarantina e via discorrendo. È chiaro che vai nell'Oklahoma, vai nel Montana, poi ne porti a casa 3-4, ecco, voglio dire. È un po' complicata la cosa. Comunque sì, vedrò di tenere aggiornato su ciò che dice Kennedy. Qui mi ricordano che oggi è venerdì, direi che bisogna assolutamente, No, a dimmi. me risulta che oggi è giovedì, però. È giovedì? Ho Ah, detto ho giovedì. capito, venerdì, scusa. No, 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 è giovedì e quindi mi Corretto, ricordo. informazione corretta. Corretto, corretto, corretto. E quindi il giovedì c'è base terra, no? Molto Mi vero, fa. molto vero. Infatti volevo proprio dirtelo, sei pronto per stasera? Devo ancora Sì. creare il link perché sono state ore di fuoco, ma entro le 10, Sì. 10:30 lo facciamo girare. Sì. Giovedì gnocchi ci dicono infatti, Giovedì ma gnocchi, il sì. menù lo si conosce. Sì. Dunque, Andrea chiede, non si potrebbe fare una puntata sul significato dei colori che usano i nostri politici per vestirsi? Ho notato che usano spesso gli stessi colori. Guarda, mi cogli da un lato totalmente impreparato, dall'altra, secondo me, non è detto che ci sia un significato vero, non lo so, perché secondo me hanno la cromo, non mi ricordo più come avevano detto, Armocromista. era un cromista, che la vestiva, gli diceva. Perché se no, se ogni colore avesse un significato, gli psicologi e i psichiatri impazzirebbero dietro la Merkel e la von der Leyen, perché hanno un color pastello o elettrico ogni volta che escono di casa, no? Con delle improbabili giacchette, delle cose incredibili. Difficilmente li vedi due volte, un po' come la regina d'Inghilterra. Evidentemente nel nord hanno questo buon gusto, ti ricordi, dei Hanno degli colori. stilisti particolari, Sì, però sì. secondo me ho capito forse cosa si riferisce alla domanda. Poi qualcuno in chat dopo chiedeva anche una puntata sui colori in generale. Sì, E va allora, bene. sui colori in generale l'abbiamo affrontato spesso arrivando dalla geometria sacra e o con l'universo a 432 Hz, con Corrado Malanga e tutto il filone sulla musica, perché quelle sono poi le proporzioni e i colori si legano. Con la geometria sacra abbiamo parlato delle emozioni che sono legate ai colori più volte. E questa dei vestiti, secondo me, Marco, c'è Alessio Azzeni che abbiamo in programma una puntata sul Sì. simbolismo, ci stiamo costruendo. Sì, ecco, lui è la Secondo persona me, giusta, lui è la persona bravo, giusta il perché simbolismo è degli gnottista. abiti, perché alcuni hanno un senso, altri sono messi magari a caso, dipende dal livello Sì. del politico e dal momento, quanto è cerimoniale o meno, secondo me. Certo. Guarda, no, non farla vedere perché insomma, forse poco politicamente corretto, però è bella
la risposta che ha dato la Gina, che ha visto solamente adesso dall'inizio, l'UDVAC, no, che ha detto per il servizio militare, no? Dice, ma che vada a fare, lui e il servizio militare, brava Gina. E insomma, mi sembra che anche se noi, cioè, in massima parte dovremmo essere fuori, però potremmo essere richiamabili fino ai 40, 45 anni, 50 anni. E non vale, l'età che uno si sente, perché se no lo faremo tutti, faremo tutti il servizio militare, perché ci sentiamo tutti giovanissimi, però quello che vale è quello. Sono ore di fuoco perché sei stato in Ucraina, Mesbel. No, ore di fuoco perché abbiamo veramente, io sono indietrissimo con il lavoro, lavoro quelle 25-26 ore al giorno, ma sono indietro. Dorme la domenica 4 ore, Ma non sempre, non ma sempre. non tutte le domeniche. Tra l'altro c'è un Allora, weekend pieno di eventi, volevo approfittarne perché dai, ne prendo un attimo di tempo per aggiornare anche un po' chi è in diretta, perché abbiamo sì. deciso, siccome settimana intensa, il webinar che era fissato per sabato per alleggerire il weekend a tutti, anche a Gianluca e a tutti i collaboratori, l'ho spostata domenica prossima, tornati da Vittorio Veneto, quindi vi informerò sui social, lo facciamo domenica alle 20. Che è il webinar sugli aggiornamenti degli esperimenti, le cose pratiche che stiamo testando in sede. È molto interessante. Sabato abbiamo invece l'evento con Sara Gamberoni, che tra l'altro è già qua con noi, quindi oggi magari faremo uscire qualcosa di... Stiamo già lavorando su dei contenuti in più e ricerche per facciamo finta che. E sabato mancano proprio 5 posti, se qualcuno fosse interessato ne approfitti oggi, altrimenti domani è In morto Torino, pieno. in Torino, in In Torino. Torino. E per tutti gli amici dell'associazione che seguono il progetto, Pasquetta la passeremo insieme. Quindi se Ma volete più dai. informazioni, iscrivetemi e facciamo la Pasquetta insieme, sempre zona Torino, mettiamo con l'occhiolino, ma chi ci segue lo sa. Chi è incuriosito da questo mio dire, ci scriva che siamo qua anche per informare. Scusa la Va bene. parentesi, ma almeno abbiamo un No, po' niente, figura. No, no, completato. no. Cose importanti. Su Kim mi chiedono niente aggiornamenti. E se intendi dire Kim della Corea, no, per il momento niente. So che si sono lamentati che c'era un via vai di container fra la Russia e la Corea del Nord e fra la Corea del Nord e la Russia. Mi sa tanto che stanno viaggiando munizioni verso la Russia e buona tecnologia verso la Corea del Nord. La Lica, presentissima sempre, dice, Marco, ci fai uno speciale sull'ex Jugoslavia che ai tempi allevavo figli e sono rimasta totalmente distratta e non ci capisco più niente, ma guarda, volentieri, se lo segniamo, ne ho già due o tre lì pronte e magari facciamo anche quello sulle, perché è molto, molto interessante la cosa. L'armocromista, giusto, giusto, bravo. Allora, domanda, prof, tu che hai qualche anno più di me, forse due, solo, è vero che Schlein assomiglia alla famosa attrice Cheetah e quella di Fantozzi, dici te? Non particolarmente, un pochino, sulle orecchie, su cose, ma Cheetah Hayworth del film di Fantozzi aveva la faccia più larga, mentre invece la Schlein è un po' più affilata, non so se mi sono spiegato. Però sì, diciamo che hanno lo stesso numero di ammiratori e di cose. Poi, fra l'altro, poveri, era un uomo quello che faceva la figlia di Fantozzi, e non, veniva naturalmente truccato, cioè, mi sembra che non ci sia più. Buttate il fucile a terra e non fatevi ingannare, Mauro. Lo so, non è sempre come dire. Domanda, è vero la morte di Kahneman? Non saprei dirti, non saprei dirti. Hai notizie tu? No, io non ne ho. Verificheremo, verificheremo. Domanda, farete un filone di puntate sui mister? Sui mister quali, Stefano? Quelli No, leggi delle. quella dopo, Marco. Ah, Finiamo scusami. sempre la domanda. Ah, sui misteri in generale. Ah, guarda, ti potrei dire che magari sì, si potrebbe organizzare. C'erano delle trasmissioni simili una volta, un mistero alla settimana, uno qualunque. Però bisognerebbe
trovare la persona adatta per presentare queste cose, no? Ce ne sono di persone affidabili, voglio dire, cioè tu prendi, con tutto il bene che gli voglio, Tom, che si presenta all'appuntamento mezz'ora dopo, o qualcun altro che lo devi andare a prendere nello spazio-tempo, magari viene un po' più complicato, ecco. Però un buon mesbel, qualcuno che magari si metta lì. Tra l'altro nel nostro entourage c'è qualcuno che collaborava con una trasmissione che si chiamava Mistero. Esatto, è lì che volevo arrivare. Quindi, chissà. Comunque chissà. Diciamo che spesso i misteri andiamo ad affrontarli e piuttosto che lasciare poi, come succede in TV, chi lo sa, sarà un mistero, quando invece alcune cose si sanno, cerchiamo di dire queste cose, pare che si sappiano, portiamo anche qualche tesi alternativa usando il condizionale, cerchiamo di fare un ventaglio un po' più ampio, anziché far finta che alcune cose siano un mistero, quando, attenzione, a volte i misteri non ci sono, basta studiare, informarsi. Guarda, Vale chiede, ma Lamberti dov'è? È a casa che sta lottando con la figlia, perché oggi non c'è scuola. Purtroppo le scuole sono chiuse. E non riusciva ad azzittirla. La Lica ci ricorda che è il giorno per piantare il prezzemolo, perché se lo pianti oggi dura 2 anni. Era un uomo, sì, era un uomo, Antonio, sì, dunque assomiglia a Furia a cavallo del West, no, poverino, Furia era bello, bel cavallo. Complimenti, quando invitate Angela Stella La Rosa a fare un programma con lei, Davide, l'ho sentita ieri, l'Angela, e guarda, sarebbe interessante, ne avevo parlato una volta con Gianluca, poi mi ha detto, poi ne parliamo, mi spieghi bene, e poi è finita nel dimenticatoio. Però direi che se te lo vuoi segnare, tu che sei bravissimo, Angela Stella La Rosa, Angela Stella, vedi che, eccola la penna, guarda, tu credi di fare furbo, tac, eccola qua. Eccola lì, allora, dai. Benissimo, quindi sì, sarebbe sicuramente una bella puntata. E poi, fra l'altro, sì, no, Marco, non hai tempo, stai tranquilla, la Liga, non ci penso nemmeno, non, cioè, o trasformiamo le giornate in 30-35 ore oppure niente. Ma sabato dicono che aggiungono l'ora, ma non la tolgono, così ne abbiamo un'ora in più. Cioè, per la puntata unica e poi quella dopo l'anno prossimo, no. Ma dai Enrico, e ieri ha avuto dei problemi, Vale, stai tranquillo, no, ma no, chiedeva notizie di Gianluca, no, ma no, tutto a posto, stasera lo vedrete a base terra, stasera c'è base terra, ci sarà. Anzi, siamo capaci che se andiamo avanti ancora un po', lo becchiamo verso le 10. Facciamo... Dici, sì, quando è riuscito, mattina. A me piace stare in diretta, io te lo dico. Sì, perché sì, poi sì. Le dirette è il momento in cui riposo un po' di più lavorativamente per me, quindi più grande. Ma io ti dico, a me non pesano assolutamente. Sì. Sì. Mindset dice, sì, lo vedi, i ragazzini vanno a combattere per, vabbè, diciamo, gli interessi della industria bellica. Bene, direi che assolutamente dobbiamo andare a ringraziare Lucia Buzzi, che è un nuovo membro, si è iscritta al canale, grazie Lucia, la quale, non contenta, ha anche fatto un super sticker, quindi doppio grazie. Poi Antonio e Daniela per i loro super super sticker, tutti presentissimi sempre sul canale, quindi non ci resta che ringraziarvi da questo lato, e ringraziamo anche tutti gli altri. Restiamo qui a babare, questo è un verbo, me lo segno, ma non lo conoscevo. Le scuole sono chiuse per il Ramadan? No, perché direi che è Giovedì Santo, detto così, che quest'anno combinazione vada ad accavallarsi. Monica, dunque, saluta adesso, sono in ritardo, ma risentirò tutto. Bravo, siamo aperti. Potete sempre recuperare. È vero che andare a sentire le notizie di 3-4 giorni fa, magari non è che, ecco,
Floriana Cubeddu domanda: fate qualche altra puntata sull'assalto eolico, fotovoltaico e centrali elettriche in Sardegna e sulla Tyrrhenian Link? Su Tyrrhenian Link non ti saprei dire nulla, ma dubito, penso che sia qualche collegamento sotterraneo di qualche cavo, così a voce, eh? A voce. Mentre invece sul resto direi che sì, si potranno fare, già stato fatto, si rifarà perché è una puntata, cioè io non ho capito perché la povera Sardegna debba essere trattata in questa maniera. Cosa hanno fatto di male? Cioè, non lo so. Prima. Lo dici perché lo sai, perché ce l'hanno con la Sardegna. Però per rispondere all'ascoltatrice, assolutamente sì, Floriana, spero di a breve portare aggiornamenti. Stiamo seguendo il caso con l'amico Andrea Maggi, che è stato l'agricoltore che è venuto nell'editoriale una volta, forse solo una, non siamo riusciti a portarlo la seconda. Ci ha aggiornato un po', mi tiene aggiornato sulle varie conferenze che fanno qua in zona. E le fanno mirate agli agricoltori, quindi noi dove possiamo gli diamo visibilità e sta riuscendo a informare gli agricoltori della zona su come comportarsi, perché c'è un modo per riuscire a frenare, rallentare questa speculazione dell'alta finanza, questo business del fotovoltaico. Ovviamente, come abbiamo visto, dietro a delle finte aziende prestanome ci sono quelle multinazionali di cui sospettiamo, quindi è proprio Chiaro, così. chiaro. E penso che il Tyrrhenian Link, ora non vorrei dire una cavolata, magari poi ci dice in chat Floriana, potrebbe essere quel cavo che intendono fare dalla Sardegna, vogliono mettere un'enorme quantità di fotovoltaico, poi un cavo sotterraneo che porti la corrente o in Sì, ma Sicilia o in qualcuno, bravo, ma qualcuno gliel'ha spiegato che più è lungo il cavo, più perdi energia e già, cioè, adesso non è Sicilia. Glielo per spiegava andare. questo Andrea, nostro amico agricoltore, nella conferenza, diceva proprio: guardate che solo due dati alla mano. È una puttanata galattica, avrebbe detto Fantozzi. Guarda, no, ma è vero, allora, visto che parlavamo di Fantozzi. MNV domanda, ma quanta, evidentemente sta guardando le notizie adesso, ma quanto hanno paura della Russia? Direi a sufficienza e sarà sempre di più. Monica, riferito a prima del Ramadan, dice, si vede che non sono molto religiosa e va bene. Allora, MNV, sì, complimenta per il mio libro, ma mi hanno, grazie, MNV dice che è spaziale, grandissimo, grazie, ma è stato suggerito da Stefano di fare pubblicità al libro di Cogerino, che direi assolutamente, hai mica per caso lì al volo la copertina, no? Sì. Assolutamente sì, prendiamo l'assist, le ricordo tutti e tre i nostri lavori editoriali, ormai sotto Sì. l'Antartide lo Ecco qua. conoscete, il primo Sì. sta facendo molto Che discutere. sta vendendo ancora molto bene, perché voi lo sapete, no? Come funziona. All'inizio c'è un picco, no? Di vendita perché gli ascoltatori, L'entusiasmo. sì, novità, cioè, poi si affloscia un pochino. Invece vende, vende, vende continuamente. Quindi vuol dire che stiamo raggiungendo, stiamo per plurale maiestatis vergognoso, la casa editrice sta raggiungendo un pubblico che anche non è solamente di ascoltatori, di facciamo finta che. Forse grazie al titolo, forse grazie alla classifica, eccetera, eccetera, si raggiungono anche altri e quindi il libro continua continuamente. Questo mi riempie d'orgoglio perché anche il motivo, nella mia postfazione, ho voluto aggiungere, strizzare l'occhio, spiegare un po' anche a chi magari incappava nel libro senza aver conosciuto il percorso. Bravo. Perché spero che appunto, insomma, il libro unisca, non dico tanto i video su YouTube, quanto al percorso della community, delle persone che stanno facendo percorso culturale che da 3 anni, insomma, ci accompagna. Quindi spero che attraverso le conferenze, l'associazione, perché no, i video, o comunque il continuo dei libri che arriveranno, possa unire queste cose. Ma vado avanti perché abbiamo poi il secondo libro, invece, Terra Sì, Cava, del nostro sì, Marco Enrico, quindi sì, piccolo gioiello. sì. Ecco, Lettura. questo è un po' diverso dagli altri due, nel senso che mentre gli altri due sono più divulgativi, no? Nel senso che sono per
conoscere l'argomento, nel senso uno l'Antartide, l'altro adesso lo vedremo, questo invece va più nel profondo. Mi ha scritto, mi è dispiaciuto, un'ascoltatrice e mi dice, vabbè, ma io pensavo che parlassi, no, della terra cava, sai, i cunicoli, che ne so, i rettiliani che sono sotto, ti pigliano per i piedi, ti trecinano sottoterra, quelle cose lì, mentre invece è una cosa molto complicata. Non è molto complicata, serve ad aprire, no, la nostra mente, andare a conoscere anche cose differenti, e sono tutte annotate. No, sono tutte annotate. Ci sono 250 note più tutti i miei commenti ai capitoli, no, per poter cercare di conoscere anche un mondo che è più esoterico, spirituale, più profondo, no? Cioè non fermiamoci solamente all'esteriorità. Ah, che bello quel vestito lì. No, per dire. No, invece c'è molto, no? C'è molto dietro. E mi ha colpito l'attualità degli argomenti trattati, perché apparentemente sembra una cosa statica che parla del passato, ma in realtà, come hai detto, è una cosa molto più esoterica, quindi attuale. Quindi, sì, assolutamente sì. Io stesso questo libro dovrò attingere più volte, perché tra le varie note e gli approfondimenti, calcola che il Re del Mondo originale, non avevo l'audiolibro, cioè non avevo il libro, ho trovato un audiolibro per capirlo, l'avevo ascoltato 6 volte e non l'ho capito. Ma meno male che ci sono le note, va su quei libri che leggi a posto, su quei libri che devi vivere un po', spulciare, sì, per lì poi. Quindi sì, un bel scotterà dopo un po' che lo leggete. E ultima fresca. Ultima, eccolo qua, ta-tan, geografia sacra. Sì, di Cogerini, geografia sacra e portali dimensionali. Assolutamente sì, io l'ho letto perché ho fatto l'impaginazione, eccetera, eccetera, insomma, ho avuto modo di leggerlo, e questo è proprio, cioè, divulgativo, cioè, ma voi Cogerino lo conoscete, no? Lui ti prende per mano e ti porta in questo mondo di elfi, di streghe, in montagna, nei boschi, no? Il bosco incantato, ecco, lì è così, no? Ti parla di tutte queste cose, e quindi molto molto bello. Dobbiamo assolutamente aggiungere che per il primo libro è finalmente disponibile su Mondadori, Feltrinelli, Google Play, un'altra piattaforma che si chiama FM, poi nella notte magari ne hanno fatte altre, anche l'audiolibro letto dal nostro amico Federico, che chi ha avuto possibilità di sentire qualche video nei miei canali, il mio canale, conosce la sua voce, ci ha messo molto impegno a leggerlo, dando l'enfasi giusta alle parole, ha una bella voce radiofonica, niente da dire. Ha quasi finito anche il secondo, quindi così a occhio direi che in 15 giorni ci sarà anche il secondo come audiolibro, e poi toccherà quello di Cogerino, che ha già provato, per prova ha registrato l'introduzione, un'altra cosa, per impostare la voce che andasse bene, no? Con questo mondo di elfi, fatine e tutto quello che c'è. La Lica fa un'osservazione, poi andiamo. La Lica domani fa un'osservazione. Domani le campane vanno a Roma, cioè non suoneranno più, e torneranno domenica mattina. Questo è vero, cioè, perché ufficialmente, no, questa sera, insomma, il nostro Signore Gesù Cristo, eccetera, eccetera, morirà, e quindi poi sabato mattina ci sarà la resurrezione, e quindi penso mezzogiorno, quando suoneranno a festa. E poi dice: lo sapevate che anni fa la TV interrompeva le trasmissioni dal venerdì a Pasqua? Allora, io devo dirti che in casa mia, fin da piccolo, televisione c'è sempre stata, ma io non me ne sono mai accorto, perché l'unica cosa che vedevo in televisione era la non so se si chiama, la TV dei ragazzi. Comunque io quando ero piccolo vedevo cartoni animati, c'era Bracco Baldo, no? C'erano questi personaggi strani, poi l'evoluzione, erano venuti i pronipoti e gli antenati con Fred e Barney, no? Quelle cose lì. E poi più niente, vedevo giusto il telegiornale la sera, non ho mai visto niente. Può darsi che l'hai detto, sicuramente così. Grazie mille, Floriana, eccetera, eccetera. Sforzi comitati, benissimo. È di interesse pubblico, sì, soprattutto per le aziende che lo vogliono mettere giù.
Bravo Marco per il francesismo, adesso non ho presente qual è, comunque sicuramente ho cercato di abbellire qualche parola. Metatron, una puntata su Metatron, assolutamente si può fare, segnalo a Gianluca Metatron perché io posso dirci come ho collaborato a suo tempo per la stesura dell'unico libro in Italia che contiene tutti e tre i libri di Enoch. Quindi se volete comprare un libro di Enoch, cercatelo con Enoch e mettete il mio nome, così vi esce quello. Nella seconda versione ha la copertina arancione e nel terzo libro si parla diffusamente di Metatron e quella è l'origine del nome. Poi dopo i favolari ci hanno raccontato sopra di tutto, però lì è l'origine del nome di Metatron. Quindi se volete tutto ciò che avreste voluto sapere su Metatron, non avete mai avuto il coraggio di chiederlo. Non Allora, mi senti, ricordo chi lo diceva, però era una bella frase. però è È bellissimo. Io stavo bellissimo. controllando l'archivio perché sto andando a mente. Mi sembrava avessimo fatto una puntata anche con Proclamato che aveva proprio Metatron nel titolo, perché lo citiamo Ah, spesso. Cioè, può adesso essere, può essere. verifico prima di dire castroneria. Mentre ringrazio sia per il super sticker in chat, le mando un bacione, che ci segue anche lei dal giorno 1 e ci aiuta con gli amatissimi meme degli editoriali in questo caso. E c'erano un paio di domande anche sul contenuto, poi se vuoi rispondo Sì, adesso o ho dopo. visto, se le hai segnate, fai E pure. allora, su Tosato, non so dirti, non abbiamo niente in programma a breve termine, ma penso che prima o poi Ma è tornerà a impegnatissimo trovarti. Tosato. È Tosato gira quello. come una trottola, è difficile riuscire a trovarlo fermo. Quindi bisogna vedere, però di base prima o poi lo incastreremo da qualche parte. Mentre con Tom e Andrea Rampado, con Tom Bosco sulla Free Energy, una puntata ci chiedeva Anna. Perché no? Stiamo collaborando molto, ci scambiamo molte informazioni ed è un argomento, come sapete, che a me preme tantissimo e anche a Andrea e anche poi a Tom, per carità, da molti anni. Quando dico che bisogna fare un po' da collante tra le puntate su YouTube e la vita pratica fuori dal web, ecco, do anche un po' questi assist che poi magari non, ognuno poi approfondisce in separata sede. Mettiamola così, magari o in singolo o agli eventi dal vivo, chiacchierando con le persone, si fa rete, si scoprono cose, secondo me. Guarda, Vedi che buona anche sia, stavolta. scusami, dicevo sia che abbracci che ci seguo dall'inizio, una puntata su Mezzo non l'abbiamo fatta, non ricordo con chi, allora ti posso confermare che era quella con Proclamato, perché non ricordo il titolo finale, se poi avevo messo Metatron, ma diciamo l'argomento c'è. Guarda, Monica chiede, no? Ma visto che avete già letto, no? La Geografia Sacra di Cogerini, mi consigliate di leggere anche questo di vostra edizione? Ci sono nuovi contenuti? Allora, è come fosse un lungo discorso di Cogerino che va a toccare 5.000 punti, naturalmente parla, dice un sacco di cose su questi Stargate, su queste geografia sacra, va a parlare dei luoghi, della Terra, eccetera. Io non ti so dire se ci sono nuovi contenuti confronto a quello che lui dice, penso di sì, comunque, sulle sue conferenze. Poi magari io non le ho, no, devo dire la verità, non le ho sentite tutte, non ho fatto in tempo. Però, diciamo, è questa la cosa. E dunque, grazie mille per le vostre informazioni sui vostri preziosi libri, ma non muore domani, il giovedì. Venerdì sottoterra, sabato mattina risorge. No? Ah no, domenica mattina, bravo Roberto. Sì, muore venerdì e risorge domenica, cioè risorge, sì, domenica. Quindi i famosi 3 giorni, no? Dal venerdì sera alla domenica mattina. Come sapete, contare tutti sono 3 giorni, in realtà un giorno e mezzo. Però se la tradizione di Horus era 3 giorni e si sono tenuti anche lì 3 giorni. Il fare copia e Scusate. incolla è rimasto. Lei arriva, se non correggi. Scusate, ma la Chiesa nacque in questi giorni? Diffido dalle feste fatte per la scelta che ritenete giusta. Ma io non ho capito. Per me ognuno può fare la festa. E Carosello? Carosello sì, ora di cena. Sì.
Sì, Carosello sì, si vedeva Carosello. Domanda, fate una puntata con Eleonora Fani o Selene Calloni Williams? La seconda, giuro, non la conosco. Eleonora, boh, sì, sono state fatte. Non so dirti se penso che sia possibile. Anzi, Ammetto Carosello. che questa Selene non la conosco, ho cercato ora su Google. Eleonora è stata con noi un paio di volte. Anche tre, penso. Sì, è vero, forse tre o quattro. Una con Sì. Mariotti, sugli Anunnaki, una a presentare il libro. Ogni Sì. tanto quando ha dei filoni di ricerca, li mette un po' insieme e ce li comprime. Era stata anche il compleanno 2 anni fa, Ah, se non sbaglio. sì, mi ricordo, era venuto. Megatron cattivo Transformer. Eh sì, Stefano, sì, sì, era anche il Transformer, ma non era un trasformatore, era un Transformer. Allora andiamo a pensare, una puntata sul Voodoo, però Fregwen o Fregugin, non so se è italiano, o cosa, e non bisogna conoscerlo Voodoo. Io solo per sentito dire, quindi non me la sentirei. L'abbiamo, ah sì, bla bla bla. Il gregge inebetito preferisce le notizie inutili perché si tranquillizza. La maggioranza della gente è convinta che non può fare niente per fermare la catastrofe verso la quale va. Oh, Gualtier, c'hai ragione, però mica tutti facciamo parte, cioè noi, ma poi non è detto, che magari andiamo verso la catastrofe, magari chi lo sa, ne veniamo fuori proprio. Lo vedevi, Tom Dastardi, mezzi, fa qualcosa, no? Tom Dastardi, no, non ho presente Tom Dastardi. Io sono del 59, io vedevo la televisione, Bracobaldi in bianco e nero, Willy Gator, il coccodrillo, quelli vedevo io, quelli c'erano. Felix, c'era il gatto Felix, scherzi. Bene, direi che siamo arrivati alla fine, dobbiamo. Guarda, direi di sì, per me è un piacere, starei qua anche tutta mattina, ma non vorrei sequestrare i nostri spettatori e togliergli poi la voglia di venire stasera a Base Terra a sentire un po' delle altre e domani mattina magari di ritornare in questo format, dove spero di esserci anch'io e entrare a salutare un po' che mi diverte. Poi non Ah, avendo tempo basta di che recuperare i miei spazi. tu agita la mano così, io ti vedo dietro alle quinte, mentre c'è Gianluca e attacchi, faccio entrare anche Perfetto, tu te. vedi, se mi vedi pettinato vuol dire che sono pronto a entrare, se no no. Va Se mi bene, vedi facciamo. elegante, mettimi, se mi vedi. Va benissimo. Ok, ciao a tutti, grazie, buona giornata, buon giovedì santo. Oggi giovedì santo è quello, giustamente, sono venuti i medici, quello della cena, mentre invece domani, venerdì, quello della Oh, passione. quindi stasera ultima cena. Ecco, Stasera ultima cena, cioè, abbiamo trovato il titolo per Base Terra, mi hai lanciato l'assist. l'ultima cena, bravo, Mi va bene. piace, stasera vince allora. Va bene, grazie a tutti, andiamo di sigla. Ciao. Ciao.